Molti i delitti risolti in laboratorio. La sezione rilievi scientifici del Comando Provinciale dei Carabinieri ha illustrato il suo lavoro. Vediamo. NCIS, CSI e chi più ne ha più ne metta. Sulla scia dei telefilm americani che tanto conquistano i telespettatori, ecco che il capoluogo altoatesino non si tira indietro. Anzi, queste le immagini del lavoro dei marescialli del nucleo investigativo della sezione rilievi scientifici del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bolzano. Gli specialisti hanno ricostruito la scena del delitto di Maria Frontaler, la 74enne massacrata e violentata il giorno di Pasquetta del 2002. A San Silvestro. Per identificare l'assassino, tutti gli abitanti maschi del suo paese, circa 600, furono sottoposti al test del DNA con uno screening di massa. Nel 2003 poi Andreas Christler, allora alpino di leva di 20 anni, era stato condannato a Bolzano a 18 anni. Tanto un esempio particolare, perché innanzitutto viene descritto nuovamente, viene ridescritto in maniera completa in un libro uscito alcuni anni fa da parte di, scritto da un investigatore, e poi perché così abbiamo potuto far vedere tutti gli elementi, tutti gli esami che vengono svolti sulla scena del crimine, come vengono svolti. Sono sempre di più i delitti risolti in laboratorio. Non esiste l'omicidio perfetto, ma solo l'investigatore imperfetto. Questo è il credo del reparto scientifico.